Buonasera a tutti. Sabato 11 dicembre è stato fatto a Tomic il giuramento dell'undicesimo scaglion Alpins 99 e odin insieme la cerimonia. Thank you.
cazzo! Vengono ora resi gli onori al gonfalone della città di Commetto, decorato di medaglie d'argento al valor militare. Credo. Ah! Presenta! Ah! Onori al gonfalone della città di Commetto! Chiamerà la sera bandiera. Ripeto. Ah!
Ora il colonnello Claudio Mora, con a fianco la bandiera di guerra del terzo reggimento Artiglieria La Montagna, dopo un breve indirizzo di saluto inviterà i giovani affini a prestare il giuramento di fedeltà alla patria. Artiglieri alpini del 11° stagione 1999, oggi al cospetto della bandiera di guerra del terzo reggimento Artiglieria La Montagna, del gonfalone della città di Tormento, dei gagliardieri della sensazione combattentistiche e d'arma e di tutti coloro, familiari e cittadini della Carnia, che hanno voluto onorarsi con la propria presenza presterete giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Questo atto si legherà per tutta la vita alla storia e alle vicende della nostra nazione e segnerà, anche se per una breve parentesi, l'inizio di un nuovo stato giuridico che richiederà da parte vostra forza e concretezza, in quanto vi qualificherà come militari e cittadini, assurgendo al simbolo della continuità spirituale con quanti vi hanno preceduto nei ranghi dei reggimenti della gloriosa brigata Artiglieri. In questa sede e di questa cornice di pubblico tengo a sottolineare come il giuramento odierno per il terzo reggimento Artiglieri della Montagna sia l'ultimo che vede impegnati militari in leva, in quanto a partire dal prossimo anno il reparto sarà alimentato unicamente con volontari e in particolare con volontari in ferma annuale. La nuova possibilità che la Forza Armata offre a tutti i giovani nostri colleghi, che ritengo contribuirà a rilassare ancora di più i legami tra questa bella terra di Carnia e il reggimento. La continuità di ideali tra quei giovani chiamati oggi a prestare il giuramento e chi vi ha preceduto è idealmente suggellata dall'intitolazione dei vari contingenti ad una medaglia d'oro al valor militare, e si è ritenuto di fare cosa giusta e di intitolare l'11° scaglione, in considerazione del fatto che il terzo ha sede nella cittadina di Tormento e la cerimonia che si svolge nella stanza principale della stessa cittadina al sottotenente Renato Del Vino, fuggito eroe nativo della stessa Tormento e dalla cui memoria sarà successivamente scoperta una tazza. Sedimento A e ora lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare a lui concessa. Subito dopo l'8 settembre 1943 iniziava decisamente la lotta partigiana, compiva numerosi e rischiosi atti di sabotaggio, meritando in breve tempo il comando della prima banda di montagna del gruppo di divisioni Osotto più. Allo scopo di far insorgere il Tormento, fortemente presidiato dal nemico, con solo 12 partigiani che rompeva di notte nella città, e aprendosi la strada a colpi di mitra e bombe a mano, con un'ondata temeraria attaccava la caserma. Colpito mortalmente cadeva a terra, ma ancora non dopo si rialzava gridando «Viva l'Italia, Osotto avanti!», finché una nuova raffica non ne stroncava l'eroica vita. Tormento, 26 aprile 1944. Presenta! Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Alpini dell'11° scaglione di 1999, lo giurate voi? Prenderà ora la parola il comandante della brigata Alpina Giulia. Alpini. Alpini.
e d'artiglieri della montagna dell'undicesimo scaglione 1999. Con il giuramento che avete appena prestato siete entrati a pieno titolo nei ranghi della Brigata Prima Giulia ed io anche a nome della Brigata intera vi porgo il più caloroso benvenuto. Sono certo che voi saprete tenere fede all'impegno che avete assunto così solennemente con il giuramento che ha voluto essere inserito anche in un doveroso omaggio che la città di Tolmezzo ha voluto rendere ad uno dei suoi eroi più autentici e che costituiscono per noi un esempio continuo in ogni nostra manifestazione. Saprete tenere fede al vostro impegno, che è quello, come recita la formula del giuramento, di fare sempre il bene della patria. Un impegno che oggi è esteso alle comunità internazionali, sempre più bisognosa della nostra solidarietà e del nostro impegno. Siete entrati a far parte di una brigata prestigiosa, così profondamente radicata e legata al territorio e alla popolazione che la ospita. Una brigata che per il suo 50° anniversario celebrato a Udine il 24 ottobre scorso ha visto partecipare in maniera devota di decine di migliaia di alpini giunti a Udine da ogni parte e raccolti da una cittadinanza affettuosa e festosa. Ma proprio mentre celebrava il suo fulgido passato, la Brigata Prima Giulia avviava una fase nuova del suo futuro. Proprio in quei giorni, infatti, era stato firmato l'ultimo atto della costituzione della Brigata Multinazionale insieme a sloveni e ungheresi, che vede proprio la Giulia assumere la leadership di questo ambizioso progetto che è unico in Europa. Subito dopo, e parlo di un mese, due importanti esercitazioni internazionali. La più importante è quella svolta in Lituania e che possiamo dire è ancora in corso, in quanto la nave che riporterà in Italia i mezzi è ancora in navigazione nel Mar Baltico. A bordo ci sono anche 10 colleghi vostri ed è attesa nel porto di Brescia solo il 21 dicembre prossimo. L'esercitazione denominata Baltico 99 ha visto la partecipazione, tra l'altro, della 155esima compagnia del Montano e del gruppo artiglieria della montagna coloniale del terzo della montagna, oltre naturalmente che era applaudito. Alpini che si sono fatti allenare in ogni circostanza, nelle scuole di tiro, durante la sessione finale e anche nelle vie di Vilnius, in quelle poche ore dedicate alla liberazione. Ed è proprio alla allegra compostezza degli alpini che sono state dedicate alla maggiore attenzione della popolazione che aveva tanto bisogno di essere circondata da volti sereni e rassicuranti. Ma il 2000 non sarà meno stimolante per una batteria del terzo della montagna, entrata definitivamente a far parte delle forze di reazione immediata della NATO, c'è un programma visto di cooperazione internazionale che vedrà nel primo semestre impegnata la batteria sia in Norvegia sia in Ungheria. Per il resto della brigata, un'esercitazione in Spagna prima dell'emissione in un teatro balcanico. Ma per partecipare da protagonisti a questa attività occorre prepararsi con impegno, con serietà, con professionalità. E voi sapete farlo, così come hanno saputo farlo chi vi ha preceduto. Ai familiari che vi guardano con commozione, con orgoglio, e penso anche con un po' di preoccupazione, voglio dire che voi siete in buone mani, siete affidati a comandanti con la C maiuscola
ai quali i familiari si possono rivolgere per qualsiasi problema, ma anche semplicemente per voler partecipare alle vostre emozioni e alle vostre attività. Alle tante qualificate autorità che con la loro presenza vogliono dare un segno concreto della fiducia nelle istituzioni militari e nell'attaccamento a Giulia, il sincero ringraziamento. Il loro continuo sostegno rappresenta per noi un elemento importante che ci aiuta a guardare al futuro con un legittimo ottimismo. Un saluto infine all'Associazione Combattentistica d'Arma e all'Associazione Nazionale Alpini in particolare. Il loro esempio è per noi energia vitale, il loro impegno è per noi essenziale, soprattutto in questa fase che, come ha ricordato il comandante di reggimento, vede il terzo e l'ottavo autori del loro futuro, reclutatori di giovani che credono nei valori degli attivi, che vogliono partecipare offrendo un anno della loro vita perché questi valori non abbiano mai a morire per il bene degli alpini e dell'Italia tutta. Viva gli alpini e viva l'Italia! Verranno ora resi gli onori alla bandiera di guerra del terzo reggimento artiglieria da montagna e l'altro schieramento. Reggimento A! Presenta! Onori alla bandiera di guerra del terzo reggimento artiglieria da montagna. Presenta! Onori al
brigadieri delle associazioni combattentistiche d'arma lasciano ora lo schieramento. Ci metto anche onori ai capi delle associazioni d'arma combattentistiche. Thank you.
l'abbiamo fatto per voi, giovani, che vi avviate a 3000, perché non dimentichiate la storia di questo nostro paese, perché sappiate non essere proni soltanto chi vuole consumatori e basta. Sappiate che cosa vuol dire essere cittadini e cosa hanno voluto dire quei giovani che poi emblematicamente noi ricordiamo nel giovane ufficiale Renato Dodin, a cui è dedicata questa che è la principale via di tornezzo legata a Via Rinuccio, un grande personaggio alla piazza 20 settembre, a quel grande significato che ha 20 settembre per questo nostro paese. Quindi allora, per non dimenticare, perché con coraggio abbiamo oggi salutato la Giulia, la vogliamo tenere a Tolmezzo ancora, anche se è frutto di volontari. E poi però mi ci lasci passare una piccola cosa, lo dicevo ieri a Palazzo Frisacco, anche per ringraziare il generale Cipriani. Avete sentito questi giorni la chiusura anche per la nostra regione della vicenda dei beni militari. Certo, è la leggina, l'articolo 3, che anch'io collaborerei a scrivere con Andreatta, il 114 tra 6 e 21, due anni fa, ma se siamo arrivati infine è per l'intelligente collaborazione dei militari e in modo specifico del generale Cipriani, che mi sento in dovere di ringraziare. Quindi mettiamoci un po' tutto, che è tornato, caro senatore Lepre, il tricolore sulla tua amata torre, sulla nostra amata torre Picotta, che oggi Paola è qua a ricordare suo fratello. Sia questo il più bello augurio di Natale, non soltanto alla nostra amata Tolmezzo, alla Carnia, all'Italia, all'Europa tutta. Viva la pace, viva la resistenza, viva l'Italia e viva gli alpini. Del Presidente del Consiglio regionale Martini è sempre un po' difficile inserirsi. A me spetta, come primo cittadino di Tolmezzo, un doveroso saluto e un ringraziamento a quanti hanno voluto questa iniziativa e l'hanno resa possibile. Io credo che sia un atto significativo, simbolico certamente, però credo che in questo mondo che cambia a grande velocità e che tende a dimenticare il passato, anche gli atti simbolici abbiano un peso importante. E rendere omaggio a questo figlio importante di Tolmezzo e ricordarlo in questa via, che altrimenti potrebbe perdere la memoria storica del suo nome, credo che sia una cosa importante. Quindi abbiamo oggi scritto con modestia, con semplicità, una piccola pagina di storia di Tolmezzo e io ve ne sono grato. Mi associo agli auguri. Con la parola al Presidente Sacco. Che il 25 e il 24 aprile, la notte dal 24 al 25, attaccò il presidio di Tolmezzo. Siamo rimasti in tre, il sottoscritto che vi parla, l'amico Furlan che alfiere del medagliere della formazione Osoppo, e il partigiano Firenze, il quale vive, come dice il nome, fiorentino, il nome di battaglia era Firenze, Ugo Ducci vive a Reggello e non ha potuto essere presente per motivi di salute. Mi ha mandato una lettera commovente e quindi, più che fare un discorso diremo così, mi limito a leggere queste parole commoventi di questo vecchio partigiano che ricorda con commozione quell'impresa di tanti anni fa che diede, si può dire, fu la miccia che accese la resistenza in Carnia. Era già latente, ma si può dire che specialmente il comportamento della popolazione di Tolmezzo, che volle seguire le esequie dell'eroe caduto, è stata una spinta a partire per la Carnia libera e per la liberazione. Permettetemi che leggo con commozione le parole di questo nostro amico
che non ha potuto venire di pezzo di persona. Amici e compagni d'arme, vi abbraccio e vi saluto tutti con grande emozione, scusandomi di non poter essere con voi per questa ricorrenza. Me lo vietano ragioni familiari di salute. Siamo rimasti in pochi, tanto pochi, ma ancora avremmo tante cose da dire e da insegnare a questa gioventù, alla quale niente o perlomeno poco più di niente è stato detto della nostra epopea. E lo ripeto, epopea, perché così è stato. Giovani, senza alcuna base politica e militare, con la mente ancora bombardata dai paroloni del regime fascista, quello stesso regime che aveva regalato al Terzo Reich una parte del territorio italiano, il nostro Friuli Venezia Giulia, riunito alla madre patria nel 15-18 a prezzo di tanto sangue italiano, seppero scegliere la strada giusta, poi confermata dalla storia, e divennero eroi. Del Ding fu uno di questi, forse un po' facilitato più degli altri nella scelta perché proveniente da una famiglia di integerrimi militari, ed egli pose a disposizione dei più ignoranti di noi il suo sapere, il suo credo, e ci seppe fare da guida in mezzo alla bufera. Reduci vittoriosi dal primo rastrellamento sul Rossa, ci guidò nella nostra prima azione offensiva a Tolmezzo, e là la morte lo colse alla testa dei suoi uomini, stroncando la sua giovane ma ben vissuta vita. Altri meritevoli presero con onore e bravura il suo posto, ma per noi è stato e rimarrà il primo. Vi saluto tutti con tanto affetto, grande commozione, e vi confermo che i principi per i quali con voi ho combattuto per tanti e tanti mesi sono per me ancora validi ed integri, come allora. Viva lo Zoppo, viva Del Ding, viva l'Italia Unita, viva la democrazia che ci è costata tanti dolori e sacrifici, ma ci ha ricompensato anche con tante gioie, con tanta gioia. Vostro Firenze Ducci Ugo, comandante della prima compagnia, battaglione Italia Del Ding. Perché il battaglione Italia, dopo l'eroica morte di Renato Del Ding, aggiunse nella sua intitolazione battaglione Italia Del Ding. Firenze Ugo Ducci. In memoria del primo caduto della Resistenza, il 25 aprile 44, Renato Del Ding, sottotenente degli Alpini, medaglia d'oro al valore militare, al comando di una squadra della Brigata Osoppo, che aveva un combattimento per la patria e la libertà. Grazie.